Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4 Nuove Stelle. Torniamo a casa di Jennifer, che come potete vedere ha subito un altro po' di cambiamenti. E questo ragazzi è il cambiamento definitivo. Questa che vedete adesso è la casa, la prima casa di Jennifer in versione definitiva. Non gli farò più modifiche da adesso in poi, basta così. E adesso puntiamo con Jennifer a trasferirci nella mega villona super mega galattica che c'è invece ai Pinnacoli. Quindi la casa adesso è modificata in versione ufficiale, adesso ve la faccio subito vedere. Sono riuscita a completarla perché finalmente abbiamo fatto abbastanza soldi, sia grazie ai nostri ingaggi della carriera, ma soprattutto grazie al nostro comodissimo albero dei soldi che tutti i giorni dà 8.000 simoleon di frutti, quindi è veramente molto molto utile. E quindi ho ultimato le ultime modifiche. Non l'ho fatta super iper lussuosa barocca questa casa, perché comunque siamo in un quartiere come dire residenziale, quindi mi sono attenuta comunque a quello che è lo stile del quartiere alla fine di queste altre case, quindi non ho voluto esagerare. Queste luci che vedete qui sono ancora gli addobbi che ci sono dalla festività di Capodanno, che non li ho voluto mettere tanti perché sono molto carini, quindi insomma finché non arriva una nuova festività ho pensato di lasciare queste lucine perché danno quel tocco in più. Quindi ho finalmente messo tutto intorno il recinto, l'ho messo così perché come vedete anche qui intorno c'è un po' questo stile qui con questi recinti, quindi l'ho messo visto che adesso siamo una casa di celebrità, teniamo lontani un po' gli occhi degli sguardi indiscreti, e ho messo insomma anche un pochino di alberi come potete vedere in modo da coprire un po' il tutto. Quindi dentro la casa non ho fatto modifiche, ho semplicemente ultimato l'esterno, quindi qui sul patio ho aggiunto una panchina e una piantina, qui ho messo gli alberelli, ho cambiato il sentierino e l'ho messo anche tutto intorno alla casa. Ho messo tutto il recinto sul territorio e andando sul retro, come vedete, ho aggiunto un po' di cose. Allora, in pratica, qui sul patio ho messo un grillo e una panchina, qui anche ho finito di sistemare un po' questo cortiletto esterno, ho messo un tavolo, ho spostato in un vaso la pianta dei soldi, ho fatto qui una sorta di colonnina, qui ho modificato il tetto e qui ho fatto questa zona piscina, qui c'è un altro bel alberone, qui c'è la nostra Jennifer. E qui ho messo delle sdraio che in realtà sono poltrone con dei puff. Questo è il massimo di sdraio che per ora purtroppo abbiamo su The Sims. Con un ombrellone e anche un bar. Ho messo un bar tiki perché insomma mi sembrava adeguato comunque alla casa di una star. E qui insomma le siepi sempre appunto per ripararci un po' da sguardi indiscreti. Uno stereo. E appunto qui come vedete ho messo un po' tutto intorno il selciato. E quindi niente ragazzi, direi basta perché tanto la casa dentro è alla fine ultimata. Non c'è altro da aggiungere, le decorazioni già ci sono, insomma abbiamo già messo un po' tutto. E sinceramente ripeto, essendo una casa in un quartiere residenziale, penso che basti così. Adesso puntiamo direttamente ad andare ai Pinnacoli. E qui c'è la nostra Jennifer. Nello scorso episodio, il mercoledì sera, siamo andati a fare finalmente la cerimonia dove abbiamo apposto la piastrella col nostro nome nel boulevard delle celebrità. E quindi eccola qui, ancora tutto contenta, la nostra Jennifer, vedete abbiamo ancora qui notorietà stellare per aver collocato una piastrella per celebrità. Quindi insomma la nostra Jennifer è assolutamente al settimo cielo e quindi niente, semplicemente è tornata a casa, ha ripristinato i suoi bisogni e quindi ora siamo a giovedì a mezzogiorno e 20. Le ho fatto scegliere un ingaggio per il lavoro perché nello scorso episodio non l'avevamo fatto, gliel'ho quindi scelto e questa volta avremo l'ingaggio sabato a mezzogiorno e ho preso finalmente come ingaggio di Tè e Tradimenti, che verosimilmente deve essere ambientato nello scenario vittoriano, quindi è uno degli scenari che in teoria ci manca da vedere e quindi ho preso questo ingaggio. E quindi questa è la descrizione: cercansi affascinanti protagonisti per di te e tradimenti, un amore che trascende le aspettative delle convenzioni dell'alta società settecentesca. Due sim sceglieranno di seguire i loro cuori, trovandosi. Il loro incontrollabile desiderio li metterà in conflitto con ciò che il mondo si attende da sim della loro posizione sociale. Cederanno alle aspettative sociali o alla passione amorosa? Quindi questo è ambientato nell'alta società settecentesca, quindi in teoria dovremmo vedere gli abiti con gli strascichi e i parrucconi, non vedo l'ora. Quindi, come incarico abbiamo esercitarci nelle scene drammatiche, sviluppare l'abilità di carisma,
che mi ha dato in automatico come completato perché abbiamo raggiunto il massimo livello di carisma, siamo a livello 10, e dobbiamo fare una ricerca sull'emozione flirtante. Quindi questi sono gli ingaggi, come vedete non li ho ancora fatti. Oggi infatti li facciamo insieme in maniera un po' speciale. Ma prima di arrivare a questo vi faccio vedere anche un'altra cosa. Se vi ricordate, nello scorso episodio dovevo ancora spendere 2 punti di fama, perché dovevo pensare un attimino a come spendermeli. E niente, alla fine ragazzi ho deciso di completare anche quest'altra colonnina e basta. Perché sennò comunque anche per arrivare a qualcosa di interessante qui avrei dovuto azzerare tutto. Insomma, e poi non erano cose che per Jennifer mi interessassero particolarmente. Quindi le ho semplicemente fatto completare questa colonna, che ci darà comunque maggiori gratifiche al lavoro. Quindi questa qui è cambia carriere, che in pratica se uno sceglie di cambiare carriera ha un avvio agevolato, parte da un livello alto, e comunque in generale favorisce il rendimento lavorativo, da promozioni più rapide, e quindi insomma in generale dovremmo andare a guadagnare di più. E poi ho sbloccato vita facile, che fondamentalmente anche questo dà promozioni più semplici e paga più alta. Praticamente in teoria dice ci dovrebbero raddoppiare la paga, ora non so se sarà vero, però insomma dovrebbe essere così in teoria. E Jennifer, una volta completato il turno di lavoro, arriverà sempre a casa sentendosi benissimo, provando queste emozioni straordinarie e splendide. Quindi vediamo un po' come funziona e se è vero. E niente, poi vi ricordo che abbiamo questi 2 slot liberi per le stravaganze, il che mi mette una notevole ansia, devo dire, perché oltretutto sapete che cosa verrà fuori veramente. E, però insomma lo scopriremo, secondo me alla fine di questo episodio avremo già completato tutti e 2 gli slot, temo, però va bene. Quindi questo è. Quindi allora adesso io volevo fare un raduno del club, e stavolta lo volevo fare qui a casa, così ce la godiamo un pochino in piscina e approfittiamo con i nostri colleghi attori per fare questi 2 incarichi qui, così almeno interagiamo un po' con i nostri amici VIP. Quindi vi faccio vedere, allora nel club ho aggiunto anche la moglie di Thorne Bailey, Octavia Moon, perché avevamo abbastanza punti del club per sbloccare uno slot libero nel club. E quindi ho aggiunto anche Octavia, come è giusto che sia, così magari Octavia ce lo tiene un po' impegnato sto Thorne e la smetterà di cercare di essere sempre al centro dell'attenzione. Dubito che servirà molto, ma insomma, tentar non nuoce. E quindi niente, possiamo invitare quindi i nostri amici insieme in raduno e lo iniziamo qui. Non andiamo all'orchidea go-go, perché sennò ogni volta andiamo all'orchidea go-go anche per cambiare un pochino e ci godiamo anche un pochino la casa. Ok, siamo tutti qui, vedete, hanno cominciato a ballare, ho messo su anche la musica. E siamo qui tutti a bordo piscina. Mancherebbe soltanto Octavia Moon, appunto, però insomma mi sembra un bel raduno del club. Queste riprese faranno impazzire i nostri fan e quindi dovremmo ripristinare un po' la fama. Allora, vediamo di fare anche un po' gli incarichi. Allora, cominciamo con esercitiamoci con Jennifer Ward. Mi eserciterei proprio con lei in una scena drammatica. Non so perché non me la fa interpretare con lei. Come mai? È pure una collega attrice. Ragazzi, proviamo con Dustin. Ma Dustin, smetti di ballare. Il drone intanto è morto, va bene, ha fatto il suo scopo. E va bene. Ok. Bravi. È il colmo. Dustin, che non è un attore, me la fa provare la scena. Con quegli altri no, io va bene, non ho parole. Vabbè. Ok. Molto bene. Ah, qui avremo anche un celebre siero flirtante, oltretutto, che quindi ci potrebbe anche dare una mano. Potenziamento di abilità, effetto collaterale, sentirsi flirtanti. Bene, quindi effettivamente è anche abbastanza calzante come cosa. Comunque me l'ha dato... Ah no, non me l'ha dato completato ancora, veramente. Dai, allora ora poi ne facciamo un'altra. Quindi dai, interpretiamo un'altra scena drammatica. Però mi sembra strano che non me lo faccia fare con Judith, per esempio. Eppure, cioè, lei è un'attrice, ragazzi. Se non me lo fa fare con lei... Vediamo se stavolta riusciamo di nuovo, ci riprovo. Ah, ora forse lo fa. Forse le dava noia il drone, allora, effettivamente. Forse le dava noia il drone. Ok. Ragazzi, stiamo per interpretare una scena con Judith Ward, ragazzi. Che onore. Cioè, che onore, ormai, voglio dire. Siamo sullo stesso livello. Quanto drama.
Comunque anche comunque... lei è molto espressiva, effettivamente è brava come attrice. Wow, bene. Ok, perfetto. Grazie, grazie. Divine, siete assolutamente divine. Dai, serviamo anche un po' da bere per tutti. Allora, prepara bevanda per tutti. Facciamo qualcosa da star. Meloar della tenuta buona in festa. Dai, non badiamo a spese, tanti soldi adesso ce li abbiamo. Eccoci qua. Come si divertono però, ragazzi. Prendete, bevete. Oh, subito, tutti quanti. Lei due calici? Ma sei seria? Qualcuno mi sa che qui ha un po' di problemi di alcolismo, va bene. Tra l'altro ho preso il nostro calice, allora noi ce lo beviamo noi, tanto Judy si sta ballando, quindi non se ne importa. Ce lo beviamo noi. Dai, vieni qui, facciamo due chiacchiere. Vieni a sederti vicino al tuo Dustin. Anzi, è lui che viene a sedersi vicino a noi. Dove andate sempre a chiacchierare voi due, eh? Si sono un po' appartati, giustamente. Loro sono due fidanzatini e quindi devono stare un po' anche per i fatti loro, giustamente. Ed arriva lei, ovviamente, a fare la terza incomoda. Ciao! Come va? Come se la gode la nostra Jennifer. Dai, veniamo anche qui a scatenarci un po' insieme a Judith. Guarda com'è scatenata. Tutti qui a ballare, dai. Chiacchiera un po', interagisci. Ecco, lì abbiamo un Dustin scatenatissimo, ragazzi. Guardate che mousse. Ok. Questa sì che è vita, ragazzi, vero? C'è un po' di interazione amichevole, insomma. Socializziamo. Strano che Octavia non si sia proprio presentata, anche se l'abbiamo aggiunta al club. È molto strano questo. Abbiamo appreso che Judy è attrice, va bene, lo sapevamo. Molto bene. Quindi hanno appoggiato un calice sospeso nel vuoto, che bello. Quindi è bellino, che mi piace che hanno appoggiato anche qui sui muretti, sul tavolo. Mi piace questa cosa, mi piace molto, sì. E insomma loro se la godono. Allora, poi, ora loro li lasciamo un pochino divertirsi e scatenarsi, però un pochino poi scioglieremo anche il gruppo. Allora, abbiamo completato adesso questo incarico. Adesso io, va bene, li mando tutti a casa, vado avanti un pochino a giocare, le faccio riprendere un po' di bisogni. E poi andrei all'indomani, perché se vedete dal calendario, domani sarà il giorno dell'amore. E quindi quale occasione più perfetta per un bel appuntamento romantico con il nostro Dustin? Quindi io direi che appunto adesso vado avanti un pochino io, taglio, ci vediamo domani. Cioè domani sim, ci vediamo tra 3 secondi per voi. E organizziamo magari un bello appuntamento romantico in occasione del Festival dell'Amore. E in quell'occasione approfittiamo anche per fare una ricerca sull'emozione flirtante. Tanto di base questo incarico consiste nel fare interazioni romantiche. Quindi prendiamo, insomma, cogliamo la palla al balzo e facciamo entrambe le cose. Quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, guardate, sono le 7 del mattino, Jennifer è stata per prepararsi, stava facendo un bagno nei petali di rosa per entrare ancora di più nella mood romantica, e Dustin ci invita a un appuntamento. Certo, alle 7 di mattina, caro, è un po' presto, vediamo dove ci inviterebbe. No, però il caffè Lepre e Porco Spino no, perché ho in mente io un altro posto, quindi poi ti invitiamo noi, non ti preoccupare Dustin, più tardi. Andiamo un pochino avanti. Quindi intanto... magari te intanto vai allo specchio e ammira la tua figura impeccabile. Comunque intanto, visto che siamo qui, vi faccio vedere. Allora, lei adora la tradizione di spirito romantico e di andare a un appuntamento, perché ha una relazione romantica ovviamente, quindi adora queste due tradizioni. Quindi accontenteremo la nostra Jennifer. E intanto io approfitto anche per farvi vedere un pochino di cose. Allora, infatti, andiamo un attimo, facciamo... Allora, facciamo prova variabiti. Anche questa dovrebbe essere un'interazione che poi la fa diventare flirtante. Perché appunto volevo farvi vedere un po' di... Perché non lo puoi fare?
Ah, santo cielo! Aspettate. Nel modificare il lotto avevo spostato questa stanza di un quadratino. Mi si è spostata la porta della cabina armadio. Di nuovo le luci si stanno affievolendo, ma tanto ora ci facciamo vedere in pubblico, quindi insomma ci facciamo di nuovo vedere. Comunque, dicevo, vediamo se ora puoi andare, quindi facciamo prova a vari abiti, ora dovresti riuscire. No? Sì, perfetto. E quindi vi faccio vedere. Allora, lei, ok, adesso si prova un po' tutti i vari outfit e tra questi ne vedrete probabilmente forse uno nuovo. Perché, come sapete, insomma, per chi ha visto lo speed build che vi ho pubblicato la scorsa settimana, il sabato, per chi l'ha già visto, insomma, sapete un pochino già cosa succederà in questa puntata. Infatti, lo scorso martedì, quindi della scorsa settimana, il martedì 5 febbraio, in occasione del... Ok, ha finito di provarsi gli abiti. Va bene, non vi ho fatto vedere quello che volevo farvi vedere io, quindi magari entriamo nel caso. Facciamo scegli abiti semplicemente. Dicevo, hanno introdotto, come ormai insomma ampiamente saprete, hanno introdotto questo nuovo aggiornamento gratuito del gioco base, dove insomma sistemavano vari bug e in questa occasione hanno aggiunto una serie di contenuti extra dedicati al Capodanno cinese, perché il 5 febbraio ricorreva, secondo il calendario lunare, il Capodanno cinese, insomma il Capodanno celebrato da diversi paesi asiatici, tra cui anche la Cina, che si festeggia secondo, tenendo conto non del calendario solare come da noi, ma del calendario lunare. E quindi hanno aggiunto un po' di contenuti nella modalità con precostruisci, qualcosina un pochino nel CAS, che è questo che ora andremo a vedere, e hanno aggiunto due nuovi tipi di ricetta. Quindi per quanto riguarda lo speed build, era lo speed build di un ristorante. Quindi per quanto riguarda la modalità compra e costruisci, i vari oggetti che hanno aggiunto li andremo a vedere tra pochissimo. Infatti il luogo dove andremo a fare l'appuntamento è questo ristorante che ho costruito ad hoc, dove appunto l'ho fatto proprio dedicato a tema Capodanno cinese e dove ho inserito praticamente tutti gli oggettini nuovi che hanno inserito. Quindi se avete visto lo speed build, vi lascio anche il link giù nei commenti, magari se ve lo volete vedere, lì insomma già commento tutti gli oggetti eccetera, però adesso comunque li andiamo a rivedere insieme tra pochissimo. E vi avevo già detto nello speed build che appunto in occasione di questo episodio avremmo anche esplorato insomma gli altri cambiamenti del CAS e avremmo poi visto anche le ricettine una volta che saremo andati al ristorante. Quindi per quanto riguarda il CAS, allora vi faccio vedere, le ho aggiunto un altro abito da festa, ecco qui il terzo, ecco qui. E questo vestitino è veramente molto molto carino, è insomma disponibile in varie colorazioni, è veramente molto molto bello. Aspettate che aggiungo un abito in più così vediamo per bene. Quindi hanno aggiunto questo e questo insomma è già più cinese, diciamo. Quindi c'è anche questo in varie colorazioni ed è molto molto carino. Questo lo vedremo nel ristorante perché è l'abito che ho messo alle cameriere praticamente. Quindi questo per le donne. Poi hanno aggiunto anche invece come accessorio questi orecchini a ventaglio che sono carinissimi. E poi hanno aggiunto una collana anche che vi faccio vedere, che è questa qui. Però va bene, magari non con questo vestito perché non si vede per l'appunto. Mettiamo questo. Eccola qui la collana. Anche questa è disponibile in varie colorazioni, quindi c'è così, 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 cioè di base è sempre verde, cambia il colore dell'accettino e gli orecchini sono troppo, troppo carini. Poi hanno aggiunto, per i maschietti, hanno aggiunto un paio di abiti, di cui uno lo vedremo indosso a Dustin, e poi hanno aggiunto qualcosina per i bambini, hanno messo un nuovo taglio di capelli per i bebè, che però non mi fa impazzire, sono un po' scodella, sinceramente. E poi hanno aggiunto degli abiti per i bambini, ma tipo un abito, non è tantissima, tantissima roba. A me quello che piace particolarmente però sono appunto questi due abiti che hanno aggiunto per le donne e gli orecchini che sono veramente, veramente carinissimi. Quindi questo comunque è l'abito che ho messo per lei, quindi ora togliamo questo qui in più. Quindi questo è l'abito che le ho aggiunto per l'occasione, diciamo. Ok, cara. Ah, te c'hai l'abito estivo perché fa caldo, però non è proprio rovente. Sì, è rovente, ok. Perfetto.
Vabbè, non importa, però ti voglio mettere i tuoi vestiti bellissimi, dai. Tanto ora andiamo, lasciamo del Soul Valley e viaggiamo. Anzi, facciamo una cosa, aspettate, fatemi invitare qui Dustin prima di tutto. Facciamo un appuntamento per pranzo, va bene? Visto che è mattina, tanto lei per il resto sta benissimo. Quindi avrebbe bisogno appunto di socializzare e divertirsi, almeno facciamo le cose con calma, tanto finché andiamo, una cosa o un'altra, ci servono, insomma, si farà l'ora di pranzo, quindi invitiamo nel lotto attuale. Oh, eccolo qua nei suoi bellissimi abiti estivi, va bene, allora andiamo subito ad accoglierlo, o possiamo anche dare il regalo del giorno dell'amore. Potremmo regalargli un siero, no, vabbè, ma lasciamo perdere. Allora, intanto diamogli un bel bacio. Appassionato. E poi gli chiediamo un appuntamento, ovviamente. Ecco qua. I famosissimi baci di Jennifer. Che dici, tesoro? Oh, Un sorpaolo. appuntamento per San Valentino? Allora, quindi come dicevo, lasciamo del Sol Valle, quindi ci allontaniamo un pochino da questo ambiente, no? Sempre visto e rivisto. E ce ne andiamo a San Myshuno, dove è appunto collocato questo ristorante. E andiamo qui al quartiere delle spezie, in questo ristorante che con molta originalità e fantasia ho chiamato Sapori d'Oriente, che è un ristorante appunto, diciamo cinese, a tema orientale in sostanza, dove fondamentalmente mi sono sbizzarrita a usare proprio gli oggettini nuovi che hanno introdotto. L'unica cosa che non c'è è che è un oggetto che non c'entrava niente con un ristorante, che è un piccolo panda giocattolo, che magari vedremo insomma nelle altre serie di gameplay dove abbiamo comunque dei frugoletti. Quindi poi per il resto ho messo tutti i vari oggettini e quindi appunto è perfetto per un appuntamento romantico tra la nostra Jennifer e Dustin. E secondo me, insomma, come vi ho detto anche un po' nello speed build, il quartiere delle spezie, San Myshuno in particolare il quartiere delle spezie, è proprio la location ideale per questo tipo di ristorante perché è proprio tipicamente caratterizzato dalla multietnicità e la multiculturalità, no? E quindi insomma poi si tiene il mercato delle spezie dove si assaggiano tutti i mangiarini tipici di varie culture da tutte le parti del mondo e quindi appunto proprio collocazione migliore secondo me tra tutti i quartieri, tra tutti gli scenari non poteva esserci per un ristorante del genere. Quindi viaggiamo subito e cominciamo questo appuntamento romantico. Eccoci qua. No, Jennifer, stai indossando l'abito sbagliato, cara. Dai, mettiti questo e anche Dustin dovrebbe cambiarsi perché il lotto richiede di indossare gli abiti da festa. Quindi, allora, ve lo faccio vedere, è un ristorante molto semplice, ragazzi, eh. Allora, così si articola su un piano solo, sul piano terra, qui è soltanto, insomma, una vetrata di bellezza. Quindi il lotto è questo, e quindi qui è come appare dall'esterno. Eccolo qua, come vedete si gode di un'ottima vista sul molo e si vede anche questo bellissimo ponte stile Brooklyn. Quindi questo è il ristorante. Ah, guardate che c'è tutti gli addobbi per il Festival dell'Amore, giustamente arricchisce ancora di più, abbellisce comunque indubbiamente il lotto, anche perché sono in pandan con i colori del lotto, effettivamente. Allora, gli oggetti nuovi sono questa statua a maialino bellissima perché secondo l'oroscopo cinese quest'anno si entra nell'anno del segno del maiale e quindi maialino. Poi queste bellissime lampade a lanterna, queste decorazioni da muro che cambiano, possono assumere varie forme ed aspetti, cioè anche questa è sempre la stessa decorazione. E poi entrando dentro vedete questa è sempre la stessa decorazione che assume un'altra forma, insomma assume delle forme differenti. Quindi qui si entra. Allora, qui ho messo una zona bar, magari ve lo faccio vedere anche così almeno lo vediamo meglio. Quindi qui c'è una zona bar. Poi qui c'è subito la reception. Poi da questa parte qui si gira tutto intorno e ci sono i vari tavoli e tra l'altro appunto, poi anche questi alberi hanno aggiunto il tavolo e le sedie che ci sono in varie colorazioni, questa decorazione qui che è una cosa tipica tradizionale del Capodanno,
queste cose qui che non so se ci si può soltanto osservare, sono solo decorative, sono queste qui con l'arancia e i bigliettini e questi altri pacchettini qui, che anche questi credo che non ci si possa fare nulla a parte osservarli. Non... Quindi queste sono le cose che hanno aggiunto principalmente, sono questi gli oggetti più appunto questo giocattolino che vi dicevo. Ah, vedete, questa è un'altra versione sempre del solito adesivo, quindi qui si gira intorno, ci sono i vari tavolini, da qui invece si va sull'esterno, quindi sulla bella terrazzina da cui si gode un bellissimo panorama. Infatti noi andremo a mangiare fuori, tanto comunque fa caldo, e così insomma di giorno ci godiamo anche meglio il panorama effettivamente. Poi di qua al centro c'è qui la cucina che è aperta a vista. Allora, è bellissimo ragazzi, perché io avevo messo tutte le cose a tema più orientaleggiante con i vestiti nuovi per delle inservienti femmine, perché per i maschi gli abiti non erano troppo eleganti in realtà, erano una giacchina che ora insomma uno la vedrete addosso a Dustin. E il bello è che però sono tutti dipendenti uomini. Ah no, ok, c'è il cameriere sì, gli avevo messo la giacchina e poi sotto gli ho messo il grembiulino normale, però appunto questa giacca è una delle cose proprio aggiunte sempre con questo aggiornamento. Quindi questo ragazzi, quindi qui c'è la cucina e qui ci sono i bagni per gli uomini e per le donne, molto molto semplice, ma secondo me ci sta insomma, funzionale. Quindi io direi, allora, qui adesso ci ruberanno tutti i tavoli buoni, già lo so. Quindi, allora, per prima cosa, allora aspetta a cambiarti, per prima cosa, allora andiamo a prenotarci il tavolo migliore. Se no ci passano subito tutti avanti. Quindi andiamo qui e chiediamo questo tavolo, che è quello dove si gode la migliore vista. E poi facciamo tutto il resto con calma. Ok, ci possiamo accomodare e direi che possiamo anche ordinare per il tavolo. Questo è un paparazzo, occhi e croce. Esatto, benissimo. Sinceramente, ci speravo proprio. Ci speravo proprio, ragazzi. Anche perché, insomma, almeno ci danno fama. E speravo tanto, insomma, che ci paparazzassero mentre andavamo per un'uscita fuori, diciamo. Allora, ordiniamo per il tavolo comunque. Almeno vediamo anche i due piattini nuovi che ho aggiunto nel menù. Il menù ho cercato, vabbè, le bevande sono delle bevande normalissime, ragazzi, non c'era niente di troppo orientale in realtà, quindi ho messo insomma un po' di bevande così normali da ristorante, normalissime. E poi ho cercato di mettere un pochino tutte cose più o meno orientali. Non ho messo cose prettamente giapponesi come il sushi, il nigiri, queste cose qui. Ho messo giusto il ramen. Però appunto ho fatto dei piatti più da ristorante in generale orientale, non necessariamente appunto da connotazione giapponese, perché diciamo che è un tipo di ristorante a sé stante con delle caratteristiche un po' diverse anche, no? Comunque, uno dei piatti che hanno aggiunto, che richiede il verbo di cucina, sono i ravioli vegetali che facciamo prendere alla nostra Jennifer. E poi hanno aggiunto il leucisco, che invece è un piatto che richiede il livello 7 di cucina, e lo facciamo ordinare al nostro Dustin, così li proviamo. E da bere ragazzi, dai, prendiamo semplicemente vino. Ci sta. Ok, e ordiniamo. Ok, perfetto. Dove vai, Dustin? Dove stai andando, Dustin? Si è alzato in piedi, così non si sa per quale ragione. Ok, qui ragazzi, siamo assaliti dai paparazzi. Ok, il nostro cameriere sta venendo a prendere l'ordinazione. Dustin, però siediti con noi, per favore. Dai. Siamo veramente presi d'assalto. Sono tutti qui intorno a noi, va bene, noi facciamoci gli affari nostri, chiacchieriamo come se niente fosse in tutto questo. Allora, quindi, perché vi state alzando, ragazzi? Ah, ok, stiamo salutando tutti i vari ammiratori, paparazzi, cose varie, va bene. Però, per favore, sedetevi insieme, ragazzi, e godiamoci il nostro appuntamento, che siamo un po' di gente che ci guarda. E lui mi sa che è un po' furioso per i paparazzi, però. Ho come questa sensazione. Va bene, proviamo a fare gli obiettivi comunque. Allora, racconta una storia buffa, dai.
Non ci badare, Dustin. Prima o poi ci lasceranno in pace. Ok, poi flirtiamo un pochino, dai. Complimentati per l'aspetto e qualcosa che possiamo fare da seduti. Flirta. E mandiamo un bacio anche. Ok, intanto mi sa che abbiamo completato un obiettivo. Ok, ci stanno anche servendo da mangiare. Mandiamo un bacio. Avevate dubbi che Thor Bailey anche questa volta si mettesse nel mezzo, ragazzi? Avevate dubbi? Io no, purtroppo. E guardate come sfoggia la giacchina e i pantaloni che abbiamo sbloccato anche noi con la promozione della carriera. Mamma mia, quanto sei bello. Non ti si può guardare, va bene, è così, ormai, cioè, torna. Volente o nolente si è preso di prepotenza una parte da, non dico da coprotagonista, ma comunque da personaggio ricorrente nella serie, va bene, ci vuole pazienza, ti vogliamo bene così, torna. Ok, va bene, allora, mangiamo e beviamo. Non ho capito perché Dustin continua ad alzarsi. Va bene, dai, su, su, su. Ah, ok, si è messo a fare le foto. Non fate le foto a Thor Bailey, per favore. Siete delle celebrità anche voi, per amor del cielo, Dustin. Ma non potete mangiare in piedi, è un appuntamento romantico. Andiamo, su, siediti e chiacchiera qui. Dai. Ah, ecco, c'è anche Octavia Moon. Ragazzi, ce la facciamo a mangiare? Oh, che caro, ci sto offrendo una rosa. Però, ragazzi, ce la possiamo fare anche a mangiare un boccone come delle persone normali? Per favore. Dai, mangiate e bevete, su, coraggio. Dobbiamo anche scambiare impressioni sul cibo, oltretutto. Quindi, allora, entusiasmiamoci per il pasto. Quante volte lo dobbiamo fare? 3 volte, va bene. Quindi poi... discuti dei sapori del cibo e niente, ridiscutiamo dei sapori del cibo, ci sono solo queste impressioni. E Dustin ovviamente non mangia perché... va bene, e poi dobbiamo fare delle conversazioni profonde, quindi facciamo anche la conversazione profonda, facciamo un po' di carichi dell'appuntamento. Dobbiamo farne 2, quindi lo facciamo, stiamo anche completando l'obiettivo principale di socializzare con il sim accompagnatore, va bene. E facciamo una conversazione profonda. Poi dobbiamo flirtare. Oh, bene, abbiamo completato anche l'obiettivo principale. In realtà abbiamo anche già raggiunto l'oro. Quindi in realtà possiamo anche rilassarci e farci un po' gli affari nostri, in effetti. Loro non stanno mangiando niente, che vi dicevo, ragazzi, siamo partiti di mattina e sono le 2 del pomeriggio e loro stanno ancora mangiando. Guardate, abbiamo la rosa nell'inventario che ci ha regalato Dustin. Ok, ora ha cominciato a mangiare anche lui, per fortuna. E vedete, insomma, che carini questi piattini, sono molto molto carini, in effetti. È stata proprio una bella aggiunta, secondo me. Quindi dai, flirtiamo, insomma, facciamo tutti i piccioncini, va bene. Lui non ha più voglia di mangiare, va bene. Allora, direi che basta, ci possiamo anche... terminiamo e paghiamo il conto e andiamocene via di qui. Va bene, tanto ha finito anche lui di mangiare, perfetto. Quindi direi che magari ce ne andiamo anche un pochino da qualche parte, lontano un po' da occhi indiscreti. Magari veniamo anche un pochino qui sulla banchina, godiamoci il panorama. Dai, venite qui a parlare, vai qui insieme. Ok, intanto abbiamo vinto l'oro per l'appuntamento, abbiamo completato anche gli incarichi. Ci mancherebbe da regalare i fiori, ma insomma è giusto che sia stato Dustin a regalarli a noi, quindi lui sta prendendo appunti non si sa su che cosa e pensa ai soldi, va bene, bravo Dustin. Allora, facciamo, così completiamo anche l'incarico per il lavoro. Allora, facciamo una ricerca sull'emozione flirtante. A parte che siamo già flirtanti, però va bene. Quindi, a questo punto, allora, e facciamo un po' di interazioni flirtanti in modo da poi completare... Ah no, in realtà me l'ha già completato, perché abbiamo fatto un sacco di interazioni romantiche. Va bene, allora diamoci un bel bacio sulla banchina, semplicemente. Dai, baciatevi. Bravi, perfetto, su questo bellissimo sfondo, bravissimi.
E niente ragazzi, è giunto il momento, insomma loro stanno bene, sono felici e tutto quanto, è giunto il momento di fare il grande passo. Cioè non quel grande passo, prima c'è un altro passo che bisogna fare. Ovvero questo, chiediamo a Dustin di convivere. Insomma alla fine, voglio dire, ormai direi che più che ufficiale siamo stati paparazzati da tutto il mondo. Siamo ormai su tutte le riviste, mi sembra anche giusto che il nostro Dustin entri a far parte della famiglia e quindi venga a convivere con noi. Quindi chiediamoglielo e vediamo se lui, che cosa ne pensa, se lui è d'accordo. New myth, am so. Ok, direi che Dustin è d'accordo, perfetto. E ora ragazzi, preparatevi alla mega sorpresona, perché non so se voi vedete qui cosa c'è. Dustin ragazzi ha un botto di soldi. È super ricco, cioè in realtà gliel'ho dati io, gliel'ho assegnati io, perché in realtà lui il personaggio aveva i 20.000 simoleon di base canonici, però io diciamo che per coerenza al suo personaggio, visto che è un uomo da fare tutto quanto, ho deciso di renderlo favolosamente ricco, che tra l'altro, come vedrete a breve, è anche la sua aspirazione vitalizia. Quindi Dustin c'ha un sacco di soldi, quindi ragazzi Jennifer ha fatto un grande acchiappo. Quindi trasferiamo Dustin nella nostra unità familiare, perché lui al momento non aveva un'abitazione assegnata, e quindi ci portiamo a casa un bel po' di soldini. Yeee! Yeah! Adesso Dustin è venuto a convivere con noi, poi avremo modo di conoscerlo meglio, andremo un pochino poi a spulciare le sue caratteristiche, insomma cosa fa, cosa non fa, le sue aspirazioni, il suo livello di celebrità e insomma le varie cose che lui ha sbloccato, perché come vedrete ha un quadro della celebrità molto interessante Dustin. Ma lo vedremo nel prossimo episodio, perché adesso prima di chiudere voglio andare velocemente a vedere l'incarico del lavoro. Lo vediamo proprio veloce, tanto sono sempre le stesse cose ragazzi, quindi semplicemente andiamo a vedere lo scenario, vediamo i vari tipi di esibizione e chiudiamo l'episodio qui, io direi, perché insomma per oggi abbiamo fatto un bel po' di cosine. Quindi nel prossimo episodio avremo modo di poi conoscere ancora un pochino meglio il nostro Dustin, che adesso è entrato ufficialmente a far parte della nostra unità familiare. Quindi vado avanti io veloce, ci vediamo direttamente il giorno dopo al lavoro, tanto abbiamo fatto gli incarichi di lavoro, abbiamo fatto tutto, quindi ci vediamo sul set. Ok ragazzi, ci siamo, guardate che bella la nostra Jennifer con questi bellissimi abiti, è favolosa, è assolutamente divina, sempre bionda ovviamente, ci hanno fatte come sempre. E questo è il bellissimo scenario, guardate che set stupefacente, è meraviglioso, è veramente veramente bello bello bello. Quindi allora siamo pronti per andare a fare la nostra interpretazione, io faccio le foto intanto, lo sapete. Quindi scena di un urlo, bevuta in compagnia, scena di un flirt. Quindi partiamo con la carrellata delle scene. Allora, cominciamo con la prima, scena di un flirt. Dai. E ragazzi, piovono petali dal cielo. Bellissimo. Andiamo avanti con urla parole proibite. Perché la musica qui si fa drammatica. Bellissimo, con un palazzo sullo sfondo, fantastico. Poi, bevi in compagnia. Tutta la musica settecentesca, bellissimo. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso interpretiamo il duello alla spada. Mamma mia, sempre bellissimo da vedere, quanto adoro questa interazione, è sicuramente la mia preferita, è troppo 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 bella. Ok, adesso dobbiamo fare abbraccio.
Bellissimo con questi petali di rosa che cadono sempre. Ok. E scena di un bacio. Torniamo da dove siamo partiti. Olè. Ok. Bene, dovremmo aver finito, sì. E in teoria dovremmo prendere di più grazie alle nuove cose che abbiamo sbloccato col pannello dei vantaggi. Quindi vediamo effettivamente se... 7232. Sì, effettivamente rispetto al solito, anche perché questo non era un ingaggio tra i più super remunerativi, effettivamente. Quindi effettivamente ci hanno pagato un pochino di più. Va bene, andiamo a casa. Ok, allora, vediamo se c'è un ingaggio che ci interessa e poi direi che possiamo anche concludere qui. Comunque la casa adesso si vede che è completa, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Quindi vediamo se c'è qualcosina di interessante e poi chiudiamo qui l'episodio. No, niente ragazzi, sono tutte cose che abbiamo già fatto. Io volevo sbloccare quella del set dell'ospedale, quello medico, diciamo, stile Grey's Anatomy, che è un pochino l'ultima cosa che ci manca da vedere praticamente. Quindi aspettiamo l'indomani, lo vedremo nel prossimo episodio. Io per questo direi che ci possiamo assolutamente fermare qui, perché non so quanto sarà venuto lungo questo episodio. Abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo fatto un raduno del club, abbiamo insomma giocato un po' con la casa tutta bella rinnovata, siamo andati a un bel appuntamento con Dustin, abbiamo visto il ristorante cinese, abbiamo visto tutte le cose nuove dell'ultimo aggiornamento a tema orientale, a tema capodanno cinese. Abbiamo visto un altro incarico del lavoro in un bel giardino settecentesco con abiti da lady, quindi ero molto curiosa di vedere questo set, devo dirvi la verità, era uno di quelli che mi incuriosiva di più. E ragazzi, il nostro Dustin è venuto a convivere con noi, quindi insomma abbiamo viste di cotte e di crude, abbiamo ufficializzato in tutti i modi al mondo la nostra relazione, ci hanno paparazzati in piena regola al ristorante con Thorn che come al solito ha fatto il Thorn della situazione, lo sappiamo, quindi va bene, ma ci sarebbe mancato se non l'avesse fatto, sarei stata in pensiero. Quindi nel prossimo episodio avremo modo di approfondire anche meglio la conoscenza del nostro Dustin, che ci ha portato una considerevole dote nell'unità familiare, e quindi direi che i pinnacoli sono ormai vicinissimi, ragazzi, vicinissimi. Sicuramente nel prossimo episodio, ecco, insomma, vedremo i pinnacoli, ecco, questo lo posso dire. E quello che vi posso dire, ragazzi, ve l'avevo insomma già un pochino anticipato nello speed build, e adesso insomma ve lo confermo ufficialmente, con questa miniserie siamo alle ultime battute ormai. Perché comunque Jennifer ha praticamente già realizzato un pochino tutti gli obiettivi che si era preposto, insomma mancherebbe appunto da arrivare ai pinnacoli che sarà la ciliegina sulla torta, ma vi ripeto, insomma il passo ormai è breve e quindi niente, quello che c'era un po' da vedere l'abbiamo visto tutto. Questa miniserie nasceva proprio con l'intenzione di fare una sorta di recensione approfondita dell'espansione di Nuove Stelle e con l'intento proprio di andare a vedere tutte le varie caratteristiche di questa espansione. Infatti è stato proprio un gameplay dedicato a andare ad approfondire, spulciare tutte queste cosine qui. Quindi ci manca veramente pochissimo da vedere. E quindi io ve lo dico, ragazzi, questo di oggi è stato il penultimo episodio. Quindi la prossima puntata sarà il finale della miniserie, quindi la prossima sarà l'ultima puntata. Abbiamo ancora un po' di cosine da vedere e insomma succederanno cose, perché come appunto vi avevo accennato daremo comunque una conclusione alla storia di Jennifer, un suo lieto fine, insomma chiuderemo a modino il tutto. Probabilmente verrà una puntata un po' più lunghetta, ma come finale di stagione ci sta, insomma. E ho anche in mente insomma una sorpresina finale, diciamo, per la prossima puntata, ma non vi voglio spoilerare troppe cose. E, però, appunto, prossimo episodio, preparatevi psicologicamente perché sarà l'ultimo e quindi poi questa miniserie si concluderà. Ma questo non significa che non potremo un giorno, un domani, rivedere Jennifer, Dustin e tutti i simpatici amici che ci hanno accompagnato in questa serie, perché appunto si concluderà la miniserie, ma
non è detto che non rincontreremo di nuovo più avanti questi personaggi. Anzi, diciamo, dai, ve lo dico, sicuramente rivedremo questi personaggi, li rincontreremo. Basta, non vi dico altro, insomma, anche perché per il momento è molto prematuro fare questo discorso, però vi dico che vedremo di nuovo Jennifer e Dustin, non in questa miniserie che si concluderà, ma li rincontreremo, non vi preoccupate. Va bene, basta così perché vi ho già detto troppo. Comunque, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Io spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un piace nei commenti. Vi ricordo che se volete ricevere tutti gli aggiornamenti, come sempre vi consiglio di mettere la spunta alla campanella delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle nuove uscite e di seguirmi su Instagram se lo avete, se vi fa piacere, perché anche lì vi tengo costantemente aggiornati sulle nuove uscite di questa serie e di tutti i contenuti del canale. Quindi io per questo episodio mi fermo qui e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!